Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti vado a raccontare la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche qualcosina in più, magari di più pratico, come questo video dove cerco di andarti a portare la mia conoscenza relativa alla mia esperienza, alle mie impressioni, un broker, in particolare questo broker che è Saxo Bank. Ti parlo della sua operatività e un articolo molto più dettagliato è anche uscito sabato 31 ottobre sul mio blog, che come sempre è www.risparmioinvesto.com. Ma prima di iniziare, continuiamo la serie delle mie imitazioni. E ciao, io sono Tesla, cioè no, ciao, io sono Darko. E nel video di oggi parlerò di un'azienda molto interessante e nuova sul mercato, Tesla. Tra l'altro, come potete vedere, ho cambiato lo sfondo dei miei video, non sono più in giardino. Ho dovuto dare fuoco a tutto, dopo che un volantino di mio era caduto su una pianta. E non ho voluto correre il rischio di contaminare tutto con quella schifezza. Vabbè dai, partiamo con la recensione, basta cavolate. In questa recensione mostrerò anche una piccolissima operatività mentre parlo, ma questo video non è un video tutorial, ma a questo ne verrà aggiunto un altro in futuro con un piccolo appunto tutorial sull'utilizzo di Saxo Bank. Prima di iniziare ti ricordo che puoi lasciare un like ora sulla fiducia ed aiutarmi a crescere su YouTube. E magari se sei nuovo, se sei di passaggio su questo canale, puoi sempre iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Bene, Saxo Bank è una banca di investimento ed è danese, è stata fondata nel 1992 e fornisce appunto dei servizi di trading online e di investimento. La società è regolamentata da diverse autorità finanziarie a livello globale, tra cui la Danish Financial Service Agencies, FSA, e la Financial Conduct Authority, la FCA, del Regno Unito. Considerato che ha 25 anni di attività sul mercato, si può ritenere a tutti gli effetti un broker solidissimo e molto sicuro, che tra l'altro opera a livello globale con filiali delocalizzate. È considerato per cui un broker molto sicuro, avendo la licenza bancaria e per cui agli investitori dà una protezione, come a quelli italiani, di 100.000 euro. L'esperienza di trading Saxo è guidata da una eccellente piattaforma di trading che tra l'altro è molto ben progettata e molto user-friendly. La sezione sulle notizie e sui suggerimenti di trading è veramente eccezionale ed è abbinata a un portafoglio che, secondo la mia opinione, solo a Interactive Brokers. È veramente di poco, poi tra l'altro. Sul lato negativo, le obbligazioni, le opzioni e la commissione di trading dei future, di Saxo Bank sono più elevate ed il deposito minimo è relativamente alto e varia tra l'altro tra paese, ma varrà dai 600 euro ai 10.000 euro a seconda della propria residenza. Non c'è nessun supporto clienti live chat e nessuna disponibilità 24/7. Saxo Bank ha commissioni medie di trading e non di negoziazione nel complesso. Le commissioni di Forex, fondi comuni, investimento CFD e degli indici azionari sono basse, mentre sono nella media per quanto riguarda le azioni reali, ETF o CFD azionari. Il deposito minimo, come dicevo prima, varia a seconda della residenza e dal tipo di conto scelto. Ad esempio, il minimo richiesto è di 10.000 dollari per i clienti dell'Europa centro-orientale o centrale e di 2.000 dollari per i residenti, ad esempio, australiani o svizzeri. Saxo Bank offre tre tipi di conto che potrebbero differire da paese a paese. Il conto classico, in cui il deposito minimo dovrebbe essere 500 dollari, il conto platino, con un deposito minimo di 200.000 dollari, e poi il conto VIP, con un deposito minimo di 1 milione di dollari. Per gli account Platinum e VIP si può anche godere di strutture tariffarie molto più favorevoli e consultare magari una persona di contatto dedicata, per cui si ha un consulente personalizzato. Per chi dei miei follower vive nel Regno Unito si può anche aprire un conto ISA. Anche i conti per i clienti istituzionali sono disponibili, così come lo sono per Interactive Brokers. La piattaforma di web trading di Saxo Bank si chiama Saxo Trader Go, mentre il nome della piattaforma di trading desktop, per cui quella che si può scaricare sul proprio computer, è Saxo Trader Pro. Entrambi sono sviluppati appunto dalla stessa banca, da Saxo. La piattaforma di web trading è disponibile in un numero eccezionalmente elevato di lingue. Saxo Trader Go è un'ottima piattaforma con un design moderno ed è molto user-friendly, come poche hanno nel settore di broker che sono adibiti a una clientela soprattutto professionale. La piattaforma, secondo il mio parere, è facilmente personalizzabile e soddisfa le esigenze dei trader principianti, ma anche e soprattutto di quelli professionali. Tuttavia, la personalizzazione ha dei suoi limiti. Ad esempio, si possono modificare le dimensioni delle varie schede, ma non le relative posizioni. Inoltre,
è disponibile anche l'accesso con Two Steps Verification, che aumenta la sicurezza della piattaforma, appunto aggiungendo un ulteriore layer di sicurezza. Le funzioni di ricerca di Saxo Bank sono fantastiche. Ottieni risposte pertinenti e i risultati della ricerca vengono raggruppati anche in base alla classe delle risorse. Ad esempio, se io vado sul campo di ricerca e seleziono Apple, i risultati mi mostreranno non solo le azioni di Apple, ma anche i CFD o la catena di opzioni legata ad Apple. Sul lato destro della casella di ricerca è presente il pulsante a discesa per filtrare i risultati. No, filtrare. Ad esempio, è possibile limitare i risultati della ricerca a paesi specifici, o magari filtrare i risultati della ricerca per le coppie di valute principali. La piattaforma di trading mobile di Saxo Bank è disponibile sia per iOS che per Android. Io ovviamente, non utilizzando Apple, sto usando quella in Android. La piattaforma di trading mobile è disponibile nelle stesse lingue di quella desktop e web e ha le stesse funzioni di ricerca, tipi di ordine e avvisi della piattaforma web. Fornisce anche questa l'autentificazione in due passaggi. Per quanto riguarda la piattaforma di trading desktop di Saxo, Saxo Trader Pro, sembra simile al suo equivalente basato sul web. Allo stesso tempo, come suggerisce il nome Pro, la versione del desktop offre una personalizzazione più avanzata. È infatti possibile eseguire fino a 6 finestre contemporaneamente e creare il proprio ambiente di trading. Ogni finestra poi è personalizzabile in base alla dimensione e alla posizione. Saxo Bank ha anche un eccellente portafoglio di prodotti, dalle azioni ai CFD, e lascio qui di fianco alcune piccole schermatine con i prodotti. Sono veramente rimasto basito, ha una grande selezione di prodotti complessi anche, come Forex, opzioni, future e CFD. Anche la sua gamma di prodotti in classe di attività più tradizionali, come ad esempio azioni ETF e obbligazioni, è molto competitiva, ma non è così competitiva e fornita come il più grande Interactive Brokers. Saxo dà accesso a una vasta gamma di mercati azionari. È possibile fare trading sui principali mercati mondiali, come la borsa statunitense o quella tedesca o quella francese, ma anche sui mercati un po' più piccoli, come ad esempio possono essere la borsa ceca o quella polacca, per citarne due che non si sentono tutti i giorni. Troverete sia i dati attuali che i dati storici per i prodotti che si vanno a tradare. Oltre alle informazioni quali la struttura di proprietà, la rendicontazione finanziaria, la valutazione o il confronto tra gruppi di pari aziende del settore, è anche possibile preparare la propria analisi di benchmark. Sono disponibili anche informazioni sul consenso degli analisti e sui prezzi target. Alcuni di questi servizi sono gratuiti, soprattutto per le azioni a più alta capitalizzazione o più utilizzati. Altri invece sono a pagamento, sono servizi terzi. Per la parte di analisi tecnica utilizzata prevalentemente dai trader si trovano 50 indicatori tecnici e si possono aggiungere molti strumenti di editing come le linee di tendenza o gli strumenti di Fibonacci, eccetera. Inoltre c'è uno strumento di segnale di trading che ti dà un segnale di acquisto o di vendita basato su indicatori tecnici. Questa funzione è alimentata da AutoCharts, una società di ricerca di terze parti. C'è anche un'ampia selezione linguistica che è disponibile non solo nelle piattaforme di trading di Saxo, ma anche nell'assistenza clienti, per cui se si va a chiamare il servizio clienti si ha l'assistenza nella propria lingua. Ci sono addirittura lingue minori come l'ungherese e ovviamente anche la nostra, l'italiano. Il servizio clienti è ottimo, è ben preparato, ma ci vuole un pochino per riuscire a parlare al telefono con loro. Invece via email si ha un tempo di risposta di un giorno circa. Come dicevo prima, non c'è nessuna chat in tempo reale. Però, come per Interactive Broker, all'interno è possibile utilizzare un chatbot, che è come una FAQ intelligente. Fornisce risposte pertinenti a domande molto basilari, ma non può rispondere ovviamente a domande specifiche. La possibilità di chattare con una persona reale sarebbe molto più interessante e risolverebbe questo problema. Il servizio cliente telefonico di Saxo è disponibile solo da lunedì al venerdì e dalle 9 alle 17.30 ore locali, da 16 uffici che sono presenti in tutto il mondo. Presso Saxo Bank si possono utilizzare diversi modi per imparare a utilizzare un po' tutta la piattaforma, ma anche i servizi. C'è un account demo, ci sono dei video tutorial sulla piattaforma stessa e anche dei video didattici generali o webinar sui vari strumenti che si possono utilizzare. È possibile utilizzare l'account demo per acquisire familiarità con la piattaforma. Penso anche, data la complessità della piattaforma stessa, e questo credo che sia il modo migliore per imparare tutte le funzionalità e l'operatività che si può fare attraverso Saxo Trading Bank con i vari prodotti. In aggiunta c'è anche la possibilità di partecipare a dei webinar che sono tenuti da esperti Saxo o diventare uno studente
presso la Saxo Academy, dove è possibile scegliere appunto tra una marea di video educativi online. La qualità di questi video secondo me è ottima. I principali enti che regolamentano sono la Danish Financial Service Agency, la FSA, la Financial Conduct Authority, FCA, quella inglese, e anche la Commissione Bancaria Federale Svizzera. Per cui da questo si può comprendere come sia regolamentato e sicuro Saxo Bank. Come tutti i broker autorizzati ad operare in Europa, Saxo Bank fornisce una protezione del saldo negativo per tutti i clienti che operano in trading forex con CFD e con stock, ma che sono clienti letali. E inoltre, avendo una licenza bancaria danese, è soggetta a normative molto più severe rispetto a un broker puro. Generalmente io considero Saxo Bank una delle migliori società di intermediazione online presenti sul mercato, assieme ad Interactive Broker. Esiste anche un altro servizio che si chiama Saxo Select, che è un servizio di robo advisor offerto appunto da Saxo Bank, che è tipo Money Farm, ma è direttamente operabile sul proprio conto broker in completa autonomia. È possibile scegliere fra diversi portafogli e strategie di trading o di investimento a lungo termine in base alla propensione di rischio dell'investitore. L'investimento minimo è di solito per i prodotti intorno ai $20,000, però le commissioni che vengono addebitate, essendo comunque una gestione semiattiva, va tra lo 0,5% e l'1%. Questi costi sono in linea con i maggiori robo-advisor, anzi secondo me sono qualcosina in meno di robo-advisor più blasonati che si trovano in circolazione. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra su un broker molto importante bancario come Saxo Bank. Broker che reputo, secondo la mia percezione, secondo solo a Interactive Broker, anche se con commissioni molto più esose. Spero che la condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni qui sotto nei commenti, magari per aprire una discussione in merito, e magari se non conoscevi questo broker, fammi sapere se avevano altre informazioni. Inoltre, se il video ti è piaciuto, come ho detto all'inizio, ti prego di devastare quel pollice in su, di iscriverti al canale se sei nuovo e di cliccare la campanella delle notifiche. E anche per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!